Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato da cambiavalute.ch. Io sono Filippo Cova, lavoro appunto per cambiavalute.ch e qui con me c'è il dottor Carlo Caronti. Ciao Carlo. Ciao, ciao, ciao a tutti. Io lavoro a cambiavalute.ch e sono un cosiddetto frontaliere. Sono italiano, sono residente in Italia, però lavoro in Svizzera. E credo di essere proprio l'esempio più calzante per questo webinar, perché questo webinar è dedicato ai frontalieri e il loro trattamento fiscale che cambierà a partire dall'entrata in vigore dell'accordo fra Italia e Svizzera. Quindi io vorrei capire da te, questo accordo, quali sono i punti salienti? Dai, comincia a raccontarmi un Ma po'. allora, innanzitutto, questo accordo in teoria dovrebbe partire dall'1-1-23. In pratica, finché dal punto di vista, diciamo, italiano non viene confermato che tutto l'iter legislativo è arrivato al termine, quindi la legge è approvata, e di fatto è sospeso. Quindi resta, in vigore l'attuale regime. Quindi è presumibile che parta l'1-1-23, forse. Ad oggi ancora non ci è arrivata notizia, anche andando a consultare i siti quelli ufficiali del Senato, dove la manovra è lì ferma. E quindi Sì, a per proposito di questo, adesso. ti interrompo. Guarda, ti faccio vedere, dovresti vedere il mio schermo. Questo è il sito del Senato della Repubblica Italiana ed questo è appunto l'atto numero 376, che è il disegno di Disegno di legge per legge la ratifica 376, sì. dell'accordo, è ancora segnato come in corso di esame in commissione, quindi è ancora Esatto, al vaglio delle esatto. autorità Ma competenti. tra l'altro, se diciamo, mettiamo che vengo terminata tutta la consultazione, l'iter legislativo termina, mettiamo il 30-12, e fosse tutto definito e comunicato poi dopo alla Svizzera da parte delle autorità italiane, allora entrerebbe in vigore per l'1-1-23. Ma se dovesse essere concluso l'iter, non so, il 15 di gennaio, per dire, entrerebbe in vigore l'1-1-2024, quindi c'è Ok. ancora un altro anno, diciamo, di periodo transitorio. Ecco, ma periodo Bene. transitorio perché? No, aspetta, aspetta, Carlo, però andiamo con ordine perché adesso abbiamo capito un po' da dove partiamo qui. E vorrei però entrare un po' più come posso dirti, da frontaliere mi interessa proprio il succo, il cuore del discorso, no? Come puoi vedere, io ho aperto il sito del Dipartimento Federale delle Finanze, dove appunto c'è l'articolo che menziona questo accordo, questa intesa raggiunta il 23 dicembre 2020 fra Svizzera e Italia. E adesso ti apro invece proprio il testo dell'accordo integrale. Qui lo vedi sul web, ma te lo posso aprire anche in PDF ed eccolo qua. Quindi partirei un po'. Dai, allora, spiegami i frontalieri chi sono, come vengono inquadrati, se viene data una definizione diversa da quella che tutti noi avevamo. Noi Allora, che conosciamo il mondo dei frontalieri avevamo. la cosa interessante di questo, chiamiamolo nuovo accordo, quello che è l'accordo 2020, è che, adesso vedo anch'io l'accordo, allora, è stata definita, vabbè, innanzitutto viene proprio specificato qual è l'area di frontiera, alla quale ci si va a riferire. E questo è importante perché essere frontaliere vuol dire essere una persona, ad esempio parliamo nel nostro caso che è la grande maggioranza, residente in Italia, che lavora in Svizzera, ma in cantoni specifici, quindi nei cantoni che sono Grigioni, Ticino e Vallese. Perfetto. Per l'Italia le regioni sono, vabbè, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano. Perfetto. Per quanto riguarda il caso maggiore, diciamo il tuo caso, che tu che sei residente in un comune di quelli che sono elencati nella lista di comuni di frontiera che sono entro i 20 km in linea d'aria dal confine svizzero, Sì. chiaramente questa è una componente fondamentale del discorso perché è quello che viene menzionato all'articolo 2, al punto B, il primo. Allora, qui. Quando si parla di Esatto. lavoratore frontaliere, e questa è la cosa fondamentale, che viene definito cumulativamente tutte le condizioni. Quindi sei un lavoratore frontaliere se sei residente di uno Stato, quindi in Italia, sei fiscalmente residente in un comune nella zona di 20 km di questa lista di comuni, ok? Svolgi un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato,
per un datore di lavoro che c'è in quest'altro stato e quotidianamente ritorni al tuo domicilio. Perché ci interessa il discorso del quotidianamente anche se con delle sfaccettature? Perché? No, potremmo tornare anche addirittura al punto 2. Allora, attività di lavoro dipendente. Vuol dire che se una persona è parte di una società di persone, ok? Quindi diciamo un SNC, oppure se una persona svolge un'attività indipendente in Svizzera, non rientra nell'accordo dei frontalieri. Perché non svolge un'attività dipendente? È abbastanza importante. Perché non svolge un'attività dipendente. Quindi se sei, non lo so, un falegname, un libero professionista di Como che ha la sua attività di libera professione a Chiasso, non rientri nell'accordo dei frontalieri. E questo è lo step zero. Poi, il rientro quotidiano è fondamentale. E qui andiamo su un doppio concetto. Allora, quando... Qui ci colleghiamo anche a un discorso un po' dei permessi di lavoro, perché generalmente quando si fa la richiesta di permesso, non essendo residenti, c'è il permesso G, quello che hanno praticamente quasi tutti i frontalieri. Il permesso G però è un permesso che ha due vie, rientro giornaliero o rientro settimanale. Ok. Una persona che facesse una richiesta di permesso settimanale perché per necessità lavorative sosta settimanalmente, quindi torna, arriva il lunedì mattina e torna a casa il venerdì sera, non rientra in questa in questo discorso dell'accordo dei frontalieri, perché lui non rientra quotidianamente a casa. Lui ha un indirizzo in Svizzera, sul suo permesso c'è indicato un indirizzo in Svizzera dove l'autorità lo può contattare e via dicendo. Quindi una persona con un rientro settimanale che abita a Como, che ha un lavoro dipendente, però non rientra in questa categoria qua. Però okay, non è che una persona è obbligata, diciamo, tutti i giorni, sempre, per forza, a rientrare al proprio domicilio. Come vedremo poi nel protocollo e in altri punti di questi scambi che sono stati tra Svizzera e Italia, è concesso a una persona di sostare nel territorio per 45 giorni. Perfetto. Quindi fondamentalmente... Quindi questo, ok, Carlo, mi sembra di aver capito quali sono appunto i criteri che definiscono il frontaliere e sono stati messi nero su bianco appunto dal testo dell'accordo. Benissimo, quindi abbiamo tolto un po' di incertezza rispetto a quella che avevamo fino a questa nuova intesa. Sì. Passando più poi in quello che è lo specifico dell'accordo, quindi quello che è il trattamento dei redditi prodotti da ciascun lavoratore frontaliere, che cosa mi puoi dire? Cioè, io cambierà qualcosa, non cambierà qualcosa per il mio caso, allora, che sono già frontaliere, per chi lo diventerà? Allora, esatto. Un po'. Allora, per il tuo caso, che sei una persona che ha diritto, cioè diciamo che adesso è già attiva nel mondo del lavoro, ma come stai scrollando tu, quello che è il regime transitorio che viene adottato da chi è già attivo nel mondo del lavoro in Svizzera, in queste aree, si vede che nonostante il paragrafo 1, articolo 3, va bene, siamo tutti contenti, 31.12.18, allora, i salari ricevuti da lavoratori frontalieri residenti in Italia che in vigore svolgono, oppure che tra il 31.12.18 e la data di entrata in vigore. Quindi perché dicevamo prima che potrebbe entrare l'1.1.23, ma potrebbe entrare in vigore anche l'1.1.24 o l'1.1.25. Quindi c'è questa forbice temporale dove si sa qual è la data dalla quale è l'inizio del diritto, quindi dal 31.12.18 in poi a quando entrerà l'accordo. Quindi potrebbe essere anche il 2024 o il 2025. Sì, per il caso 2023. La mia persona, quindi chi è già per il caso delle persone, tu o persone che entrano, perché tu oggi sei attivo nel mondo del lavoro in Ticino, ma una persona potrebbe non esserlo ancora. Quindi una persona che se l'accordo non dovesse entrare in vigore per l'inizio del 2023, vuol dire che per tutto il 2023 chi entrerà nel mondo del lavoro in Ticino o in Grigione o Vallese, che diciamo risponde alle condizioni cumulative dell'articolo che abbiamo appena visto, ha diritto ad appoggiarsi al regime transitorio. Ah, ok, quindi diciamo quello dei vecchi frontalieri. I vecchi frontalieri. E tutte le persone che entreranno nel mondo del lavoro prima che sia entrata in vigore l'accordo 2020.
Chiaro, quindi tutti coloro che sono attualmente frontalieri e tutti coloro che lo diventeranno prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo. Perfetto. Sì, esatto. Benissimo. Questo Esatto. regime transitorio si applica quindi a questa categoria di persone. Per tutti quelli che invece diventeranno frontalieri dopo l'entrata in vigore del nuovo accordo? Per quelli che entreranno nel mondo del lavoro successivamente, ci Sì. sarà quello che verrà definito il regime ordinario. Il Benissimo. regime ordinario praticamente sarà, diciamo, nel quotidiano per loro non cambia nulla, nel senso che ricevono la loro busta paga, normalmente come il frontaliere di vecchia generazione. Con un'unica differenza, il Vabbè, frontaliere questo di vecchia credo che sia, cioè, generazione. doveroso, nel senso, ricevere la busta paga, dai, Carlo. No, 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 nel senso a livello di trattenute. Se noi mettiamo, prendi Ah, tu e il tuo ok. fratello gemello che entra nel mondo del lavoro, da quando sarà entrato in vigore il Il regime nuovo ordinario? accordo. Ok, diciamo che siete due persone che alla fine dell'anno guardano il loro riepilogativo delle paghe, ok? Avete entrambi fatto un buon anno, avete portato a casa il vostro 100.000 franchi di stipendio, siete felici e contenti. Tu, che sei un vecchio frontaliere, diciamo, per comodità, troverai, oltre alle deduzioni classiche, dei contributi, delle assicurazioni, vedrai l'imposta alla fonte, stimiamo un'aliquota del 10%. Ok. Il tuo collega, invece, che è del regime ordinario, troverà una trattenuta dell'imposta alla fonte dell'8%, perché negli accordi stilati tra Svizzera e Italia c'è che Sì. nel regime ordinario le persone avranno un'aliquota pari all'80% di quella normale, che è, diciamo, che tocca chi sottostà al regime transitorio, quindi i vecchi frontalieri. Quindi i vecchi frontalieri praticamente mantengono le aliquote normali al 100%, mentre i Ok. nuovi trovano una trattenuta pari all'80% dal punto di vista dell'imposta alla fonte. Ok, io ti interrompo perché intanto ho mostrato uno schemino che avevo realizzato prima di questo incontro, dove Sì. cerco di riassumere un po' i numeri e quelle che sono le deduzioni che devono essere tenute in considerazione. Quindi tu mi dicevi, vecchio frontaliere, dove ho il cursore adesso, è il caso, diciamo, mio e di altre persone. Abbiamo uno stipendio lordo annuo di 100.000 franchi, Sì. un'aliquota imposta alla fonte stimata comunque Sì, media il diciamo, un 10%, numero che ci piace vedere, sì. esatto, e ho un totale di imposte dirette annue pari a 10.000 franchi. E questo è il caso dei vecchi Esatto. frontalieri, quindi coloro che Sì. saranno sottoposti a regime transitorio. Sì, esatto. Mentre per quanto riguarda i nuovi frontalieri, la cosa si complica leggermente, ma Scusa, partiamo sempre. Sì, ti dimmi. interrompo un secondo prima di passare al nuovo frontaliere, perché visto così sembra che il vecchio frontaliere di fatto non è che sia tutto questo interesse, nel senso che sembra che paghi più imposte. Di fatto, per lui, le imposte alla fonte sono definitive, non deve fare nessuna dichiarazione in Italia. Lui, pagate le sue imposte alla fonte correttamente, ha, diciamo, eseguito tutti i suoi doveri verso l'autorità fiscale. La sua condizione è terminata. Quindi, diciamo, ha una imposizione piena dal punto di vista dell'imposta alla fonte in Svizzera, però è definitiva, non deve fare più nient'altro in Italia. Ok, Questa è. quindi per riassumere, questo è diciamo un po' lo specchietto che dobbiamo guardare rispetto a quello che mi hai appena detto, quindi posizione definitiva in Svizzera, giusto? Quello che abbiamo evidenziato adesso. Per il vecchio frontaliere è in posizione definitiva, mentre invece il nuovo frontaliere regolarmente trova le sue trattenute in busta paga, trova questa imposta alla fonte all'80% rispetto al collega vecchio frontaliere, e poi dopo, diciamo, tutto quello che gli è stato trattenuto preventivamente dal proprio datore di lavoro svizzero vale come acconto per quella che sarà poi, chiamiamolo, il conguaglio delle imposte in Italia secondo gli scaglioni dell'IRPEF o le ulteriori deduzioni che potrà portare, alle quali avrà diritto in Italia secondo la sua situazione personale, familiare, lo stato sociale, e quant'altro. Ok, ma quindi io sono un cosiddetto nuovo frontaliere. Io parto da, facciamo un esempio come per il caso del vecchio frontaliere, da uno stipendio lordo annuo di 100.000 franchi. Io Sì. sono un residente nei comuni di frontiera, frontaliere italiano che lavora in Svizzera.
Allora, io qui vedo una deduzione di franchigia reddito non imposto 10.000 euro. Che cos'è questa deduzione, Carlo? Perché noi facciamo. È come se fosse una, sono, chiamiamola una no tax area, è una deduzione. Praticamente, immaginiamo che una persona svolga un'attività dipendente in Svizzera in un anno che sono 9.500 euro, supponiamo, e praticamente non paga imposte, perché sotto i 10.000 euro il reddito non viene considerato. È come se è un'ulteriore deduzione che ti viene concessa dallo Stato, insomma. Ok, chiaro, quindi Quindi da questa 100.000 già ne togliamo deduzione. 10. Poi Perfetto. ti vengono dedotte le imposte alla fonte come acconto, non vengono imposti gli assegni familiari, come anche, non, sì, non vengono imposti gli assegni familiari, perché mentre invece in Svizzera sono imponibili, nelle imposte alla fonte fanno parte della componente di salario imponibile, e poi dopo vengono dedotti tutti i contributi che sono già stati versati dal dipendente, quelli richiesti diciamo anche dal settore, perché magari sono settori che hanno dei contributi di prepensionamento e quelli anche si ha diritto a dedurli. E dopodiché si verserà un conguaglio sulla base di quanto già versato in Italia. Perfetto. E questa qua è esattamente diciamo, la differenza grossa che c'è tra vecchi frontalieri e nuovi frontalieri. Sì. Diciamo che la questione è stata chiarita nel senso che l'accordo lo mette nero su bianco tutto quello che tu ci hai appena elencato. Quindi Sì. partendo dallo stipendio lordo annuo, quello che è la franchigia d'esenzione, che è stata portata a 10.000 euro, le imposte alla fonte pagate in Svizzera come a conto, deduzione degli assegni familiari che quindi non vengono imposti in Italia, così come non vengono imposti in Italia i contributi di prepensionamento per appunto i lavoratori che riversano, e poi tutte le deduzioni WSAD, LPP e le assicurazioni contro gli infortuni. Esatto. Quindi tutto questo dedotto, quindi tolte tutte queste deduzioni, io poi da nuovo frontaliere avrò la tassazione secondo gli scaglioni IRPEF tramite il metodo del credito d'imposta, giusto? Sì, e Ok, benissimo. quello che hai già, diciamo, versato è un acconto, e poi dopo si verserà il conguaglio, e questo è quanto. E per Perfetto. questo, poi dopo, ovviamente, le persone dovranno fare la dichiarazione, si appoggeranno al loro consulente italiano, e tra l'altro la Svizzera scambierà i dati per i nuovi frontalieri, per chi sottostà a regime ordinario, perché hanno proprio siglato nell'accordo, si vede ben specificato, tutti i dati che vengono scambiati, le generalità della persona, l'indirizzo, l'ammontare del salario, quanto gli è stato trattenuto, in modo che si possa essere, diciamo, di supporto poi per la dichiarazione precompilata, insomma, come avviene in Italia, ecco. Ok, vabbè, poi per quanto riguarda il lato italiano si vedrà. Ma io immagino che ci sia anche diciamo, l'altra parte dell'altra faccia della medaglia, ovvero io sono Ovviamente. frontaliere dall'Italia verso la Svizzera, ma Ah, c'è anche la situazione opposta dalla Svizzera verso certo. l'Italia. Certo. Ok? Anche qui vediamo un po' quello che è lo schemino che abbiamo realizzato, così mi aiuti a capirlo meglio. Cosa succede quindi se io sono un frontaliere che però risiedo in Svizzera e lavoro in Italia? Come vengono trattati i miei redditi? Allora, diciamo che sempre il tuo omologo, al contrario, che prende i suoi 100.000 euro di stipendio, avrà le sue trattenute da datore di lavoro italiano, quindi le classiche trattenute che ci sono dall'altra parte. In questo caso, scontate del 20%. Quindi, no, No, se le aspetta, trattenute. fammi capire, Se le, scontate il diciamo che su 20%. 100.000. Sì, ti prendi, ti, non, è come il confronto tra il regime transitorio e l'ordinario in Svizzera, cioè ti scontano il 20% delle addizionali comunali e regionali, ok? E quindi non è che poi dopo è un regalo fine a se stesso, poi dopo successivamente subentrerà la Svizzera, che prenderà in considerazione il 20% del reddito che hai prodotto. Quindi, se tu hai fatto 100.000 euro di stipendio lordo, considereranno i tuoi 20.000, e poi dopo tu presenterai la tua dichiarazione di imposta sui 20.000 euro e tutti gli altri redditi mondiali che hai in Svizzera o all'estero. Perfetto.
Ok, quindi mi sembra chiaro, abbiamo le due situazioni, i due Quindi di frontalieri. fatto entrambi gli stati con il regime ordinario, Sì. diciamo, si sono presi il diritto di imporre anche il lavoratore frontaliere, che sottostà al regime ordinario, e l'hanno messo nero su bianco la modalità. Ok, perfetto. Beh, direi che è proprio lo scopo dell'articolo. Se riprendo il testo del nuovo accordo, vedo qua, Carlo, sotto l'articolo 3, quindi che menziona l'imposizione dei lavoratori frontalieri, l'articolo 4 che recita la non discriminazione. Sì, ma Che cos'è la non discriminazione? Cosa viene inteso per non discriminazione? perché tempo fa c'era stata una sorta di discriminazione pura, potrebbe essere chiamata in molti altri modi, dove praticamente i lavoratori frontalieri avevano ricevuto, diciamo, una modifica delle aliquote, dove il moltiplicatore comunale medio ticinese era praticamente stato abolito ed era stato messo il massimo, quindi il 100%. Sì. Ecco che qui hanno siglato che non può essere applicato un moltiplicatore discriminante ai lavoratori frontalieri, e quindi che si utilizza diciamo, un moltiplicatore medio, insomma. Ecco. Ok, perfetto. Ma noi parlando, quando preparavamo questo webinar, tu mi avevi Sì. menzionato un aspetto di non poco conto che riguarda appunto lo scambio di dati, di informazioni fra gli stati, è presente, sussiste o comunque verrà predisposto una sorta di tavolo non provvisorio ma continuativo fra i due stati, Italia e Svizzera in questo caso. Per appunto tenere sotto controllo un po' l'andamento del mercato del lavoro frontaliere e eventualmente apportare delle modifiche. Da questo punto di vista, quindi per quanto riguarda lo scambio di dati, eccetera, mi sai dire qualcosa di più? Ci sono questioni di cui il frontaliere Beh, si sì, deve allora lo scambio di occupare? dati è diciamo, a doppio senso, quindi cioè, sia la Svizzera scambierà i dati con l'Italia dei lavoratori frontalieri che sottostanno al regime ordinario, 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 ok. perché il vecchio frontaliere che ha la sua Sì. imposta definitiva ai fini in Svizzera, non dovendo fare una dichiarazione in Italia, la Svizzera non scambia questi dati perché sono inutili, nel senso non avrebbero senso. Mentre invece per chi sottostà al regime ordinario, i nuovi frontalieri, allora la Svizzera scambia i dati. Per contro, anche l'Italia scambierà i dati per diciamo, quelli che fanno i frontalieri. Diciamo al contrario, perché il grande numero dei frontalieri sono quelli che dall'Italia vengono a lavorare in Svizzera. Sì, immagino. A proposito, guarda, ti faccio vedere un altro dato interessante che ho cercato giusto oggi. Guarda, questa è la pagina dell'Ufficio Federale di Statistica, la vedi? Perfetto. Guarda qui, ci sono i dati aggiornati dei frontalieri, filtrati in base a diversi criteri, la nazione, dove lavorano, eccetera. Vediamo che domina la Francia con 208.586 frontalieri. Poi segue l'Italia con 89.742, poi la Germania poco sotto, l'Austria e altri paesi che contano per 3.300 frontalieri. Quindi dai, vedo che i Sì, numeri sono in crescita. Sì. il numero di frontalieri è aumentato sicuramente negli anni, perché la Svizzera ha bisogno di un certo tipo di manodopera e la importa facilmente dall'estero. Ok, Questo chiaro. è Ma noto. secondo te il numero di frontalieri può essere aumentato anche per via del fatto che c'è stato siglato questo accordo d'intesa e che siamo prossimi alla ratifica o che la ratifica comunque avverrà in un lasso di tempo prevedibile oppure qualcosa che non c'entra, che non ha influito, è un naturale scorrere delle cose? Ma secondo me è anche un naturale scorrere delle cose. Cioè, lo stipendio qui in Svizzera è sicuramente attrattivo, nonostante comunque sia noto che il lavoratore frontaliere percepisce il 20-25% dello stipendio in meno rispetto al suo omologo, diciamo già residente sul territorio. Però questa differenza di prezzo, questa differenza di salario, comunque rende lo stipendio particolarmente attrattivo, sicuramente anche per tutti quelli che hanno la possibilità di rientrare nel regime transitorio, cioè questo è chiaro.
Ok, beh, per il regime transitorio abbiamo visto che comunque le cose rimangono come sono, quindi diciamo che l'attrattività si perpetuerà nel futuro. Beh, sicuramente sì, sicuramente sì. Ma infatti, e tra l'altro, una delle clausole che è stata inserita poi dopo diciamo, in questo accordo, è anche diciamo, non abusare del tracollo, quindi la clausola di non abusività, mi pare che si chiami, dove praticamente lo scopo della commissione mista che tu hai menzionato prima è anche quello di vigilare che non ci siano delle, diciamo, manovre elusive per accedere al mercato del lavoro, o per aggrapparsi all'accordo in maniera, diciamo, non consona per come gli stati l'hanno teorizzato, insomma, per quello che è lo scopo, insomma, dell'accordo. Ok, chiaro, questo è interessante, quindi perché adesso non so se ti ricordi, ma quando era appena stato siglato l'accordo d'intesa, si diceva che si leggeva, comunque c'erano diverse fonti che riportavano che il regime transitorio sarebbe stato associato a tutti coloro che avevano un numero AVS che gli era stato assegnato dal 31-12-18 fino all'entrata in vigore dell'accordo. Questo che hai appena detto è molto molto interessante perché facciamo l'esempio, c'è un ragazzo, una ragazza, comunque una persona che è stata lavoratore frontaliere, diciamo, entro i termini previsti da questo nuovo accordo, quindi facciamo che era frontaliera nel 2019. Adesso, per esempio, lavora in Olanda, si è trasferito ad Amsterdam e lavora lì. Se dovesse rientrare, cosa succede? Secondo me c'è da distinguere i Questa è casi. una bella Rientra. domanda. Questa è una bella domanda, secondo me, che tra l'altro andrebbe sottoposta direttamente all'autorità, perché se uno va a leggere proprio il tenore puramente letterale, sembra che basti aver avuto il diritto un giorno, uno ha ricevuto una busta paga da un giorno dove il datore di lavoro gli ha fatto la richiesta del numero AVS e che quindi si è garantito questo diritto a vita. Ecco, è chiaro che manovre elusive che poi dopo non rispecchiano, insomma, la realtà, o insomma, non voglio dire l'onestà, però insomma, di tutta la situazione probabilmente rischierebbero di essere riprese. Anche perché uno dei punti sui quali aveva, diciamo, spinto parecchio anche le organizzazioni dei sindacati svizzeri è che se una persona malauguratamente fosse dovuta finire, diciamo, in disoccupazione o avesse ricevuto disdetta dal proprio datore di lavoro o si fosse licenziato personalmente per motivi propri, questo non avrebbe fatto decadere questo status di vecchio frontaliere che poteva continuare a usufruire il regime transitorio. Quindi, diciamo, la sua condizione semplicemente era sospesa per, chiamiamole, cause di forza maggiore, ma poi dopo, una volta trovato un altro posto, avrebbe potuto continuare a mantenere la sua condizione fiscale precedente, insomma, ecco. Ok, però a questo punto non è Questo è stato importante. chiarito, diciamo che è ancora E non in. particolarmente, no. Questo secondo me, infatti, è un punto sul quale la Commissione mista si dovrà chinare parecchio, perché purtroppo ci si può anche aspettare un sacco di manovre elusive, perché sicuramente dal punto di vista fiscale è molto interessante il regime transitorio e più persone sicuramente saranno Certo, interessate a certo, certo. poterne usufruire. Assolutamente, ho capito, quindi bisogna un attimo vedere quello che sarà. Ma Sì. tornando al discorso quindi dell'attrattività del salario per quanto riguarda il lavoratore frontaliere, fino adesso l'abbiamo detto è stato così, il salario del lavoratore frontaliere è sempre stato molto attrattivo, ma dopo l'entrata in vigore del nuovo accordo lo sarà ancora secondo te? Cioè ci sarà una netta differenza, una grande differenza tra vecchi e nuovi frontalieri, oppure non così tanto, oppure dipende dalle fasce di reddito? Dimmi un E po' come. allora, sicuramente è una cosa che nel tempo prenderà un po' la sua strada. Allora, partiamo dal presupposto che, come hai detto tu, dipende anche di che settore stiamo parlando, perché ci sono magari dei settori che sono storicamente a forte importazione di manodopera, come possono essere ad esempio l'edilizia, o altri lavori di tipo artigianale, dove l'importazione dell'Italia è sempre stata molto forte. E quindi se devo
attrarre una persona, ok, rispettare i contratti collettivi che parlano chiaro, però probabilmente un domani dovrò offrire qualcosa in più se ho una carenza di personale. Quindi è vero che il nuovo frontaliere troverà meno attrattivo nell'immediato uno stipendio pari al vecchio frontaliere, però è Ok. presumibile anche che magari il nuovo frontaliere riceva una paga più alta per fare in modo che arrivi a un netto più o meno Ah, simile ecco. a quello del... Eh sì, perché a un certo punto poi dopo le persone giustamente guardano quello che hanno, che si trovano in tasca. E E se certo, non è che cambiamo d'aria, certo. il settore è carente di manodopera e c'è molta richiesta, il datore dovrà attrarre il lavoratore. E quindi questa è una Chiaro. cosa che ci si può aspettare. Cioè, quindi te potenzialmente, paradossalmente, non so, correggimi se sbaglio, potrebbe manifestarsi questo fenomeno per cui i nuovi frontalieri, i cosiddetti nuovi frontalieri, arriveranno a ricevere, potranno ricevere un salario annuo lordo più alto rispetto a quello dei vecchi frontalieri. Se è statuto un datore di lavoro, diciamo che sta al Certo. mercato, perché se c'è carenza di manodopera, ho bisogno di una persona, questa persona però di fatto poi si ritrova in una condizione con un trattamento fiscale peggiore, quindi meno in busta paga, dovrò pagarla di più per poter riequilibrare la situazione. Ma questa cosa, tra l'altro, dal lato svizzero è anche abbastanza interessante per un tema molto sentito, che è quello del dumping salariale, perché come abbiamo visto, come ti ho detto prima, comunque la paga del frontaliere è un È più quarto bassa. inferiore, e quindi chiaramente una manovra che, tra virgolette, senza essere, insomma, direttamente il motivo, però potrebbe alzare lo stipendio del frontaliere, andrebbe ad abbattere quello che è il cosiddetto dumping salariale, che comunque è una cosa, sì, sentita qui nel territorio. Sicuramente in Ticino è molto sentita, sì. Ok, chiaro. E mi ricordo, Carlo, di una cosa che è secondo me molto interessante, cambiando leggermente il focus, sempre tornando al discorso dell'imposizione, quindi adesso riprendo un attimo la tabellina Excel, le imposte alla fonte, eccetera, ma il metodo delle imposte alla fonte, la tassazione secondo il metodo delle imposte alla fonte, è l'unico metodo che Sì, si può. esatto. Questa è un'altra Scusa, non ho finito la domanda frase, però vedo che hai giusta. capito, prego. Sì, perché nell'accordo, sì, scusa, ti ho interrotto perché l'accordo lo prevede proprio nero su bianco, che l'imposta alla fonte è l'unico metodo Ok, applicabile per l'imposizione. perfetto. Ma te lo chiedevo perché, se non ricordo male, in un documento che mi avevi fatto visionare, che se non sbaglio è il protocollo aggiuntivo, giusto? Vediamo subito, dovrebbe essere all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, viene menzionato. Arrivo, Ok. Viene menzionata una questione riguardo al fatto che l'imposizione di quello che è quello che sarà dopo l'entrata in vigore del nuovo accordo dei nuovi frontalieri non potrà mai essere inferiore rispetto a quella Sì. dei vecchi frontalieri. Sì, il discorso Questo, dell'80%, sì. ecco, spiegami un po' perché anche questo qua secondo me è Sì, interessante da capire. praticamente questo regime transitorio non Sì. cesserà mai, cioè il vecchio accordo del 1974 Ok. praticamente continuerà a sopravvivere fino a che ci saranno persone impiegate nel mondo del lavoro che diciamo, si appoggeranno a questo regime transitorio. E quindi non potrà mai essere che comunque sono imposte di meno. E Ok, questa è dunque. la. Chiaro, perfetto, benissimo. E per quanto riguarda sempre un aspetto del lavoro che adesso abbiamo imparato a conoscere, che è quello del telelavoro, mi avevi spiegato che anche qui il nuovo accordo prevede delle condizioni, categorizza un po' questa fattispecie. Mi sai dire qualcosa di più? Quindi ci sono aspetti Beh, del sì. telelavoro, smart working cosiddetto, che Allora, sì. potrebbero subire Allora, sì. variazioni? Sì, scusami se ti ho interrotto anche questa volta. Allora, sicuramente il discorso del telelavoro, poi tanto dopo il Covid, è la tematica molto, che ha colpito molte persone. Allora, vabbè, prima abbiamo già menzionato i 45 giorni, diciamo che danno diritto
frontaliera a sostare sul territorio, mentre invece dall'altra parte qui stiamo parlando di una persona che quindi fondamentalmente lavora da casa, quindi è dipendente di una ditta svizzera che lavora da casa sua in Italia per un datore di lavoro svizzero, quindi senza fare proprio l'andirivieni con la frontiera. Allora, non si sono spinti tantissimo nel mettere nero su bianco dei valori, perché di fatto siccome già c'è in previsione anche a livello europeo un aumento della percentuale, diciamo, che consente ancora di mantenere la corretta imponibilità tra gli stati, diciamo che si sono riservati di riconsiderare step by step, soprattutto secondo quello che saranno poi le evoluzioni della normativa europea, per eventualmente aumentare i giorni che una persona può fare in smart working. Però questo è rimasto molto, diciamo, molto sottotono, molto schiscio, se mi passi il termine. Non si sono spesi con parole definitive, ma è presumibile, questo sì, che se a livello europeo ci sarà un innalzamento della quota di smart working che una persona può svolgere senza andare a essere, diciamo, colpita poi dall'imposizione dall'altro stato. Perché tutta questa situazione che cos'è praticamente? Cioè, se oggi un frontaliere, diciamo, lavora in smart working 4 giorni a settimana da casa sua a Como per una ditta di Chiasso, lui di fatto è contrario alla normativa del coordinamento dei contributi. Di fatto lui non è un vero frontaliere, perché non fa la frontiera, non si reca all'estero, è come se avesse una base in Italia. Mentre invece, se sottostà a una percentuale molto ridotta, del 20%, quindi un giorno, allora può mantenere lo stesso il suo statuto di frontaliere e trovare tutti i suoi contributi riversati in Svizzera, eccetera, perché altrimenti sottostarebbe i contributi italiani direttamente, non farebbe parte dell'accordo. Ho Quindi è capito. questa la cosa che potrebbe prendere uno sviluppo nel futuro, ma parto dal presupposto che sarà una cosa che prima si manifesterà a livello europeo e poi dopo verrà allineata e dovrà essere allineata poi dopo dalla Svizzera e dall'Italia. Però allo stato attuale è tutto molto ancora in sospeso, direi. Ok, chiaro. Bene, Carlo, tu vuoi aggiungere qualcosa in particolare? Perché ti dico la verità. Mi sembra che abbiamo toccato tutti i punti principali di quello che è l'oggetto di questo nuovo accordo d'intesa fra Italia e Svizzera per quanto riguarda il tema del lavoro frontaliere. Io ti volevo appunto solamente un attimo riepilogare la questione dei vecchi frontalieri, nuovi frontalieri. I vecchi frontalieri sono tutti coloro che a partire dal 31-12-18 prestano lavoro come lavoratori frontalieri, rispettando tutti quei criteri che vengono elencati nel nuovo testo Cumulativi, sono criteri cumulativi. Sì, tutti cumulativi, quei quindi una criteri, persona deve rispettarli assolutamente. tutti. Tutti, certo, sono criteri cumulativi. E quindi queste persone rimarranno sotto diciamo, il regime transitorio per quanto riguarda l'imposizione dei loro redditi, che come abbiamo visto prevede il mantenimento dello status attuale, mentre invece tutti coloro che dovessero diventare frontalieri a partire dall'entrata in vigore, dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, sottostaranno al regime appunto ordinario e quindi saranno definiti cosiddetti nuovi frontalieri. Mi sembra che questo l'abbiamo appunto chiarito. Vuoi aggiungere qualcosa? Ti ripeto, se vuoi chiarire qualche punto che secondo te è oscuro, lo puoi fare. Ma allora possiamo dire che cosa cambierà anche per i nuovi frontalieri, ma questo cambierà anche per i vecchi poi successivamente quando entrerà in vigore l'accordo, che non sarà più, diciamo, obbligatorio presentare l'estratto del casellario giudiziale. Questo va detto, Questo che è una sì, cosa che comunque è un aspetto potrebbe da considerare. interessare qualcuno, non piaceva richiederlo. Cosa possiamo indicare ancora? Guarda, Ecco, se non hai, ti faccio io un'ultima sì, domanda. vai, fammela. Secondo te, cioè, parlandoci chiaro,
Secondo Sì. te entrerà in vigore, cioè il Senato ratificherà questo accordo prima del 31-12-22 oppure è una questione che slitterà nel 23? Detto così, Carlo, Siamo già al mi ci 20, siamo al 21 di dicembre, la vedo dura, onestamente, se devo essere sincero. Io personalmente la vedo dura, però sono pronto a farmi stupire e questo poi vuol dire, cioè, poi per le amministrazioni è un lavoro pazzesco all'ultimo minuto, perché vuol dire poi ricalcolare tutte le aliquote, vuol dire fare, sì, insomma, implementare poi tutto da un momento, cioè nel senso, avranno già fatto i loro compiti precedentemente, però poi dopo, insomma, saperlo così a ridosso ci metterebbe tutti un po' un attimo in difficoltà, ma Ok, ho capito, va bene. Diciamo che è tra abbastanza virgolette, remota come egoisticamente ipotesi. spero che non entri subito l'1-1-23 perché mi sembra un po' tanto a ridosso, ecco, quello sì, devo dire la verità. Ok, ho capito. Va bene, Carlo. Allora, se sei d'accordo, io adesso mostrerei il tuo profilo LinkedIn nel caso qualcuno dei nostri Grazie. partecipanti volesse contattarti. Io questo lo posso linkare certamente nella chat. Lo scrivo qui, ecco qua, ho appena condiviso il tuo profilo LinkedIn. E ti ringrazio Carlo, è stato molto Prego. gentile, credo che tu sia stato anche chiaro. Grazie Qui, come mille. vedi, C'è qualcuno? c'è il mio portale preferito per cambiare lo stipendio, visto che abbiamo parlato di lavoratori frontalieri, ne approfitto appunto per rimarcare il fatto che il webinar è stato presentato da cambiavalute.ch, che è un servizio di cambio completamente online, si usano esclusivamente i bonifici bancari ed è perfetto appunto per i lavoratori frontalieri, perché costa poco e ti elimina tutti i problemi di quelle che sono le code, andare degli sportelli, dover trovare parcheggio, viaggiare o comunque spostarsi con il contante in tasca. Carlo, Lo uso grazie anche, guarda, ancora. lo uso anche io e ti devo dire che mi trovo bene. Bene, bene, sono contento. Hai fatto la recensione su Google? Non ho fatto la recensione su Google, lo Eh ammetto, non posso dire che. Beh, ascolta, sono beh, ma sincero, complimenti, scusa. non posso dire il contrario. Non l'ho fatta. Però ne Bene, parlo sempre dell'ottimo passaparola, che insomma, probabilmente vale anche quello. grazie. Dai, allora la prossima volta che ci vediamo ti offro un aperitivo, dai, per Va ringraziarti. bene, sei Va gentile. bene, ok. Grazie. Carlo, grazie mille ancora. Se non ci vediamo prima di Natale, tanti auguri. Grazie, tantissimi auguri anche a te. Ciao, Ciao, ciao a te e a tutto il team di ciao, ciao. Cambiavalute. Ciao, grazie, ciao, ciao.